Buonasera a tutti. Questa sera è una serata speciale perché abbiamo un ospite veramente speciale che è il professor Pierluigi Baima Bollone, autorità in campo mondiale, uno dei massimi esperti al mondo dei problemi di sindone, forse il massimo esperto al mondo, nonché luminare della medicina di fama internazionale. E oltre a lui abbiamo sempre, sempre più bella la nostra splendida Andrea, Grazie, buonasera a tutti. Sono che dà un sempre tono, onorata di essere qua comunque. sì, che comunque dà un tono di bellezza e di allegria e di piacevolezza alla trasmissione. Professore, di cosa ci parla questa sera? Senta, prima di tutto la ringrazio di avermi presentato in maniera così enfatica e che sono già ripagato di essere qui. Per aver sentito una serie di cose No, inesatte. ma Io sono sono vere. un semplice ricercatore della medicina legale e in particolare della medicina legale applicata alla Che sindrome. hanno fatto Altro non parte c'è da dire sulla mia persona e invece c'è da dire del mandato, l'adattazione della sindrome. Sulla ma sindrome che a tutto Torino dal l'insieme 1578 si è poi 78 rivelato. Emanuele Filiberto poco volle portarla attendibile. intanto Già Chambéry a Torino ebbe vari chiamiamoli alloggiamenti tra l'altro a San Lorenzo finché costruirono la Cappella del Guarini e l'altare del Bertola su cui fu conservata fin quando agli inizi alla fine degli anni 90 si dovette pensare ad una riparazione organica della cupola e venne riscesa in Duomo. Forse mi faccio un po' di pubblicità dicendo che ho raccolto tutte queste notizie viste da un occhio attuale in un libro che verrà pubblicato prossimamente dall'editore Giavichelli di Torino e conterrà sia illustrazioni sia descrizioni di fatti, persone che dal 1578 a oggi accompagnano la presenza della sindrome a Torino e ancor prima della comparsa in Europa nel 1353 all'acquisizione da parte di Casa Savoia nel 1453, cioè un secolo dopo, esattamente a Ginevra, conservandola poi fino al trasporto a Torino e successivamente fino alla morte di Re Umberto II nel 1933 e l'ha lasciata in eredità al pontefice che a sua volta ha detto che rimarrà sempre conservata dalla diocesi di Torino. Ecco, la sindone quindi, io la penso come lei, è il lenzuolo che ha coperto Cristo dopo la morte. Almeno è un'ipotesi, però quella è l'ipotesi più accreditata, direi. Non tutti sono d'accordo, però è molto probabile che si tratti davvero del lenzuolo funerario. Quali sono le prove che possono appurare il fatto che fosse stato veramente il lenzuolo Moltissime caduto? prove con una sola contraria. Parliamo prima di quella contraria, che è la prova del carbonio radioattivo fatta nel 1988 che avrebbe determinato col 95% di probabilità che invece si tratta di un telo medievale, in realtà un ricalcolo dei dati grezzi ottenuti nel 1988, fatto recentemente da tre autori italiani e pubblicati sulla rivista Archeometri, gli autori sono Casabianca Torrisi è una delle più esperte
specialista di sindone del mondo, Emanuela Marinelli, e invece ha dimostrato che sono stati abbastanza rigidi e che invece può risalire benissimo all'epoca di Gesù. Ma avevano fatto soltanto una o due prove con questo carbonio 14 oppure ce ne sono state fatte di più? Prova dell'antichità del tessuto. In realtà ci sono un sacco di prove intrinseche all'oggetto, non fosse altro che un'impronta negativa e che c'è una disparità tra le macchie di sangue e le immagini Immagini del del corpo corpo umano. umano. Dunque, allora La cerchiamo di datazione chiarire, della sindone, ma questo tutto per lungo l'insieme tempo si è detto si è poi che la rivelato sindone non poteva essere autentica poco perché attendibile. aveva Intanto un'immagine corporea, sia pure in che hanno negativo, fatto e non si parte può dipingere in negativo, e tantomeno la datazione della sindone, ma una tutto precisione tale da l'insieme poter si è consentire poi poi rivelato una ricostruzione poco tridimensionale. Attendibile. Intanto Un'apparecchiature modernissime, una Ma figura umana. questo perché qualcuno diceva per caso che era stata dipinta e non era originale? Proprio perché si dice che era stata dipinta, in realtà non c'è dipinto a sufficienza per riuscire a dare una figura. Poi ci sono altri particolari, però. Seguiamo prima quello che stavo per dire e poi veniamo al suo filone. Tutti e due conducono alla impossibilità di un artefatto. Allora dicevo che c'è. In realtà nella sindone ci sono due immagini. Una è riferibile al versamento di sangue da parte di una persona vivente, e l'altro questa emissione di una immagine corporea in negativo con elementi intrinsechi che consentono una ricostruzione tridimensionale e idomatica, come si dice in gergo, con apparecchiature elettroniche dell'immagine corporea su cui si può poi lavorare e quindi presentare il volto della sindone, dell'uomo della sindone, con le ferite che sono quelle proprie di un soggetto sottoposto a quelle torture che vengono definite passione e a una crocifissione ed a una morte per crocifissione, come sono interpretabili le immagini della sindone. Allora, una delle obiezioni storiche più significative avverse all'autenticità della sindone è che se io lascio delle impronte, per esempio di sangue, su un telo che ravvolga una superficie, come il volto, quindi un cilindro, una volta che vengono raddrizzate, come è raddrizzata la sindone, si distanziano e fanno una figura assolutamente non ammissibile, una figura mostruosa, come per esempio le maschere archeologiche di Micene. Ci furono delle maschere, le quali vennero applicate al volto di una serie di principi achei in corrispondenza vicino alla porta dei leoni di Micene. Si tratta di tombe a Tholos che crollarono nel corso del tempo. Schliemann, quando riuscì a scavarle, ne ritrovò sette più. Una maschera di un bambino, ma queste erano appiattite dal crollo e avevano un allargamento, per cui
le parti periferiche, una volta ridotte sul piano, apparivano, come ho detto, mostruose, con un allargamento. Anche sulla sindone è avvenuto questo, ma solo per le macchie di sangue, cioè per le macchie corrispondenti alle lesioni riportate dal crocifisso durante la passione e la crocifissione. Invece la raffigurazione anatomica anteriore e posteriore, per cui la sindone messa in maniera da avvolgere, da ribaltata sul cadavere dell'uomo della sindone, ha un'immagine lineare, per cui c'è una sproporzione nella deformazione delle macchie di sangue rispetto alla Che hanno fatto impronta parte lineare, della immagine lineare datazione della dell'impronta sindone, corporea. Ma per cui le tutto macchie di sangue l'insieme corrispondono, per si esempio, è ai capelli qui. e così via. Ci sono le lesioni laterali del corpo, sono presenti come immagini anteriori sul telo raddrizzato, solo perché c'è la sovrapposizione di queste due, di questi due fenomeni, ma in nessun falsario sarebbe riuscito. Scusa se ti interrompo, devo soltanto dire di non cambiare canale assolutamente perché tra poco riprendiamo con questo fantastico discorso e di rimanere qua con noi perché adesso c'è la pubblicità. Bene, siamo ritornati sempre su questo argomento che io trovo estremamente affascinante e molto legato alla nostra città, quello della sindone, che in ogni caso è un oggetto straordinario ed è sicuramente uno dei più importanti reperti archeologici della storia dell'umanità. Adesso io quello che volevo chiedere all'amico professor Baima Bollone, ma dato che gli scienziati che hanno fatto la prova del carbonio radioattivo hanno dichiarato che è medievale, ma hanno fatto un minimo di riflessione sul fatto di dire che nel Medioevo fare un falso di quel genere era assolutamente impossibile. Sarebbe stato più facile nel Medioevo costruire un'automobile o un aeroplano che fare un falso così sofisticato. Non hanno fatto un minimo di riflessione, secondo lei? In realtà la prova fu fatta non nel migliore delle atmosfere. Nulla tolgo al valore dei singoli ricercatori che hanno fatto parte della datazione della sindone, ma tutto l'insieme si è poi rivelato poco attendibile. Intanto, probabilmente hanno prelevato un punto non solo invece di due o tre sulla superficie della sindone che avrebbe consentito un confronto interno dell'oggetto. Poi sono caduti col prelievo in un punto particolare dove alcuni sostengono, secondo me, fuori assolutamente fuori della realtà, un rammendo medievale. Certamente hanno prelevato il materiale che hanno poi usato per la radiodatazione in un punto estremamente periferico, nell'angolo in alto a sinistra, dove era già stato fatto il prelievo
del 1969 che aveva consentito le prime indagini di laboratorio sulla sindone. È certo che anche la esecuzione materiale della radiodatazione non fu scevra di polemiche. Per questa ragione e per le altre, essenzialmente per il fatto che non si è voluto dare, fino a quando hanno agito legalmente i tre autori che ho citato in precedenza e che recito: Casabianca, Torrisi e Emanuela Marinelli, la sindonologa, non hanno dato i dati brutti. Ricordo che il radiocarbonio dà una serie di dati che devono essere interpretati poi statisticamente, e già le polemiche dell'attuazione del calcolo dei risultati ottenuti dai tre laboratori e soprattutto la loro composizione statistica fin dall'inizio ebbe molte osservazioni contrarie, come si direbbe oggi, molte criticità evidenziate da chi si è occupato dell'argomento. Oggigiorno si può dire che quasi nessuno dei ricercatori di sindone, i cosiddetti sindonologi, si crede più alla ricerca del 1988, vale a dire allora la radiodatazione. Non ho detto in precedenza, ma dico ora, che fu singolare il fatto che non fu ammesso nessun specialista di sindone ai prelievi. Qualsiasi di noi avrebbe messo sull'avviso che prelevare da un solo punto, in particolare da quel punto, uno di quelli più usati per l'afferramento nel corso dei secoli. Noi sappiamo dal 1353, quando compare in Europa, fino alle più recenti estensioni, quindi per la durata di circa 670 anni, è uno dei più inquinati e uno dei più indicati per essere scartato, e invece proprio ricadde il prelievo, e un solo prelievo per della lunghezza di 7-8 cm per uno e nei confronti di un oggetto lungo 4 metri e mezzo circa per 1,10 è veramente poco, con tutte le criticità di cui ho già accennato. Posso chiederti in maniera breve come funziona esattamente questo test al carbonio 14? Allora, io non sono un medico, non sono certo un fisico, ma nello strato alto dell'atmosfera questa è continuamente colpita dai raggi che provengono dallo spazio, e il carbonio di cui sono noti tre isotopi, 12, 13 e 14, 12 in natura il più semplice, viene prodotto dalla collisione dei raggi che provengono dallo spazio con gli atomi di azoto dell'atmosfera più esterna. Il risultato è che si forma del carbonio radioattivo. Questo carbonio radioattivo si mescola col carbonio 12, quindi col carbonio non radioattivo. Quando un oggetto cessa di vivere, per esempio un albero, il carbonio continua a degradare,
come tutte le sostanze radioattive, il tempo di degradazione di un atomo di carbonio radioattivo è 5.730 anni. È stato calcolato un rapporto tra il decadimento del carbonio e gli anelli annuali di accrescimento degli alberi. La valutazione dell'epoca di un pezzo di legno è calcolata con il sistema appunto detto dendrocronologia, calcolando gli anelli di accrescimento. È sufficiente una comparazione di un tronco o di una trave o di un tronco d'albero più antico con uno più moderno e una composizione fatta con metodo elettronico per avere gli anelli di accrescimento fino alla nostra epoca e una comparazione con la cronologia del decadimento del carbonio. Oh, questo Spiegazione complicata, non so se è un po' sono più stato chiaro, chiaro, quindi come ma fanno a c'è. risalire all'età in cui teoricamente è stata appunto trovata la sindone? Che tra Si l'altro crea. probabilmente la sindone è il famoso lenzuolo di Edessa, quello che poi era arrivato a Costantinopoli, ma anche lì. Lì è discutibile, in quanto si sa che il mandilion in arabo vuol dire fazzoletto, pezzo di stoffa circoscritto, implica che la sindone fosse conservata piegata in maniera da far vedere il solo volto e invece spiegata avrebbe avuto tutta la sua lunghezza. E certamente gli imperatori bizantini avevano l'ambizione di radunare tutte le reliquie false o buone ritenute autentiche nella mentalità dell'epoca a Costantinopoli e c'erano diversi panni cosiddetti, cioè produzioni tessili assolutamente presenti nel sepolcro di Gesù. Nel 944 l'imperatore romano Primo Lecapeno manda un esercito al comando del suo miglior generale Giovanni Crucas a Edessa, dove si diceva conservato il mandilion che avrebbe rappresentato la figura di Gesù ripiegato, come ho detto in precedenza, su se stesso entro un contenitore in maniera da far vedere il solo volto. Gli abitanti di Edessa, sotto la minaccia delle truppe del generale Crucas e probabilmente compensati economicamente, acconsentirono a consegnare il trasporto a Costantinopoli e la concessione della sindone alla corte bizantina. Il trasporto avvenne nel 944 e l'ingresso a Gerusalemme trionfalmente avvenne il giorno dell'Assunta, che noi conosciamo molto bene per il palio di Siena. Ti interrompo nuovamente, perdonami, per dirvi che non dovete cambiare assolutamente canale, rimanete con noi perché torniamo tra pochissimo. Piace? Quindi
Bene, siamo di nuovo qui a parlare del Mandiglion a Costantinopoli. Tra l'altro, una cosa interessante è che quando fu portato a passeggio in processione per Costantinopoli, Romano Le Capeno era malato, per cui chi lo portò e lo esibì al pubblico in Santa Sofia fu Costantino Porfirogenito, che teoricamente non sarebbe dovuto diventare imperatore lui, perché Romano gli aveva preferito due suoi figli, e invece Romano morì dopo poco, i due figli anche furono estromessi e Costantino Porfirogenito diventò lui imperatore. Allora, riprendiamo il racconto da dove abbiamo terminato nel blocco precedente. Il giorno dell'Assunta Sindone arriva a Costantinopoli. In corrispondenza della Porta d'Oro, l'ingresso principale e trionfale di Gerusalemme, c'era la famiglia imperiale senza l'imperatore, come ha detto lei, aspettarla. Abbiamo una incisione, una cosiddetta miniatura, anche se non è miniatura, conservata a Madrid nel codice Schillizes, che rappresenta l'avvenimento. Si tratta di una miniatura più recente, che però probabilmente è fatta a similitudine di una più antica. Si vede un contenitore dal quale emerge un lungo tessuto che, considerando che le figure sono più un metro, no, alte 1,60 m, 1,65 m, dei dignitari di Edessa che consegnano alla famiglia reale, alla famiglia imperiale di Costantinopoli, la Sindone, e considerando questa statura con la lunghezza di quello che del lenzuolo che esce dal contenitore, lenzuolo con volto al centro, viene a corrispondere 4,5 m all'incirca, e cioè alla lunghezza reale della Sindone. La Sindone viene conservata a Costantinopoli, pare a Santa Maria del Faro, cioè in basso, in corrispondenza del porto del Buco León, poi viene conservata a Santa Maria del Faro e poi probabilmente nel monastero delle Blacherne, cioè all'estremità, in corrispondenza dell'estremità del Corno d'Oro, il braccio del Bosforo che fa, che entra per qualche chilometro nel terreno all'interno della città di Istanbul, Costantinopoli. Istanbul, lei ha scritto un libro. Sì. Che vuol dire? Istanbul, contrazione di questa è la polis in greco, questa è la città, cioè la città per antonomasia, e effettivamente la città di Istanbul, le mura esterne verso la Tracia terminavano all'altezza delle Blacherne. E difatti tra i vari cavalieri delle crociate, quelli che commettono il misfatto della quarta crociata, cioè il sacco di Costantinopoli, tutti parlano di questi teli e qualcuno addirittura dice che ce n'è tre. Anche perché sappiamo, lei sa meglio di me, che a suo tempo diciamo le reliquie, la bufala delle reliquie era enorme. Quando sono stato a Gerusalemme anche mi dicevano: con i frammenti della vera croce, e di cui se ne è salvato solo un terzo, se ne potrebbe fare una catasta più grande della chiesa del Santo Sepolcro. Allora, dunque,
per attrazione di argomento, obietto a questa affermazione che se si mettessero insieme i pezzi delle reliquie della cosiddetta Vera Croce, che sono pezzi millimetrici, si otterrebbe un legno lungo poco più di un metro. Avevo fatto un calcolo quando avevo avuto alcune reliquie di della Vera Croce tratti da reliquiari di affidabile autenticità. E li avevo studiati al microscopio ed erano di legno di olivo. E ritorniamo invece alla Sindone. Dunque, alle Blacherne, il monastero, vicino alla reggia di Costantino VII, sì. C'era una fonte miracolosa dedicata alla Madonna, e può essere che la Sindone sia stata trasportata per un certo periodo, da ultimo lì. Certamente Robert de Clary dice che ogni settimana un'apparecchiatura tirava su un lenzuolo con la raffigurazione del corpo di Cristo davanti e dietro. È visibile che potrebbe essere la Sindone. Quello che è certo è che gli imperatori bizantini avevano avuto l'ambizione di radunare a Costantinopoli in varie sedi tutto quello che si riferiva a Gesù, alla passione, alla sua vita, alla sua morte e alla sua sepoltura. Premesso che i Vangeli parlano di alcuni panni, alcune produzioni tessili del sepolcro, viene riconosciuto il sudario, viene riconosciuta la Sindone, Giovanni si riferisce ad alcune bende, probabilmente sul volto c'era un sudario, poi la Sindone e poi dei legacci attorno, di cui è rimasta una visione in corrispondenza del piede destro destro nel negativo e sinistro nel positivo fotografico. Quindi, nonostante quello che si dice, forse gli esegeti potrebbero valutare la presenza esattamente degli stessi panni, delle stesse produzioni tessili di cui parlano i Vangeli, ancora presenti, almeno in traccia, mi riferisco agli Otonia, cioè alle bende, di cui parla il Vangelo di Giovanni. Quello che è certo è che un autore, il cui cognome era Riant, un francese, che era anche socio dell'Accademia delle Scienze di Torino, fece il conto di tutte le reliquie accumulate dagli imperatori a Bisanzio e di panni provenienti dalla tomba, di produzioni tessili provenienti dalla tomba, ne descrisse almeno tre, e questo è una ulteriore conferma della possibilità che alla Sindone di Torino venga davvero dal sepolcro. Ricordo che pochi anni fa il sepolcro è stato restaurato e si è così potuto appurare che davvero il dado di roccia trasformato da Costantino in edicola del sepolcro e prima facente parte dei numerosi
sepolcreti che c'erano nella parete della cava ridotta a orto, dove su un dado di roccia c'era il Calvario a breve Certo. distanza, la tomba nuova di Giuseppe d'Arimatea. Ripeto, i recenti controlli hanno trovato la base di roccia del dado, voluto e ordinato da Costantino come trasformazione del sepolcro. In sostanza, da un sepolcro si trasformò, riducendo le pareti a un breve spessore, in un monumento al centro dell'Anastasis, la basilica del sepolcro di Costantino, più volte distrutta e riedificata dai crociati, nella edizione che ora il visitatore può vedere a Costantinopoli. Ecco, professore, una curiosità che volevo chiederle. Tra le infinite reliquie di Costantinopoli c'era anche la famosa corona di spine che comprata poi dal re di Francia, da Luigi IX, che messa nella Sainte-Chapelle. Non si è fatto un esame del sangue dell'una e dell'altra? Dunque. Allora, facciamo che rimaniamo un attimo con questa curiosità e la risolviamo subito dopo la pubblicità. Quindi, se siete curiosi come noi di vedere la risposta del professore a questa domanda, rimanete su questo canale. Ben ritrovati, bravissimi che non avete cambiato canale e se anche voi eravate curiosissimi di vedere la risposta del signor Baima a Francesco, Professor Baima professor Bollone. Baima Bollone, siamo qua appunto per sentire. Dunque, per quello che ne so io, Baldovino II, re latino di Costantinopoli, aveva dei debiti, tra l'altro con Luigi IX, San Luigi, e a saldo di questi debiti dette la corona di spine. I re di Francia staccarono dalla corona di spine numerose spine che dettero ai reali più importanti e forse a due papi, in maniera da privare completamente la corona di spine, di ogni spina e lasciare solo il cerotto. Premesso che la sindone e la corona di spine non vanno d'accordo, perché la sindone, la cui autenticità a mio modo di vedere è quasi garantita, parla di un casco di spine e non di una corona, e che la corona senza spine e di giunco, attorno a questa i reali di Francia edificarono quel capolavoro di arte gotica che è la Sainte-Chapelle. Ma la Sainte-Chapelle e la corona senza spine e un tempo di spine, disattesa dal fatto che ho detto non rapporto con la sindone, in realtà è fatta di giunco, e sono due giri di giunco con dei legacci tessili attorno. E il sangue della corona, che sappia io, non è stato testato. Cioè, no, è stato testato con successo e credo che non si possa dire altro. I francesi sono molto orgogliosi della corona, ma questa, a livello di credibilità scientifica,
è vicino allo zero. E volentieri parlo di qualsiasi altro reperto. Quello che invece merita di essere visto è il calice dell'ultima cena conservato a Valencia, in una nicchia nell'alto di un muro, in corrispondenza dell'ingresso della cattedrale. Dunque, si tratta di un lavoro di oreficeria molto complesso e risalente grosso modo all'anno 1100. Sono due coppe, una fa da base e l'altra è quella importante, di Sardonice. Il lavoro di oreficeria comprende tutte e due e le trasforma in un calice, la coppa inferiore e la coppa superiore. Santo Graal sarebbe soltanto la coppa superiore. La coppa inferiore ha una scritta in arabo che indica la provenienza all'Izaira, dalla città di El-Izaira, ora distrutta, vicino Granada. L'ipotesi più probabile, il cui autore Bertrand, è che volendo nobilitare la coppa superiore, sia stata usata questa coppa inferiore con un complicato lavoro di oreficeria, e adesso questo capolavoro di oreficeria è il calice detto del Graal alla cattedrale di Valencia, visibile con una breve visita. Dico una cosa abbastanza interessante. Si pensa che la parte superiore sia quella autentica perché nella messa mozarabica si dice a un certo punto in anche precularum calicem, su questo importantissimo calice, il pontefice, dicendo la messa a Roma, indicava il Graal che aveva davanti. Ma all'epoca di Stefano III venne trasportato in Spagna. I genitori del Papa erano abitanti di luoghi dei Pirenei e il Graal è rimasto fino alla trasformazione di cui ho detto in precedenza in un calice, nel monastero dentro una grotta di La Peña nei Pirenei. I nazisti che cercavano disperatamente, sia in Estremo Oriente sia nell'Europa civile, i reperti più importanti raggiunsero La Peña. Lo stesso Himmler si recò alla Peña alla ricerca del Graal, ma questo riuscì a sfuggire a ogni ricerca deprecabile nazista e a Valencia, come vi ho detto, fine della storia. Ecco, professore, tornando alla Sindone, praticamente in questa immagine si vedono tutte le ferite descritte nella Passione. E, tra l'altro, volevo chiedere, mi pare che il numero di colpi di flagellum siano tantissimi, cioè molto più di quanto un uomo normale avrebbe potuto reggere. Dunque, il problema è che c'era una differenza tra il numero di colpi e
della crocifissione, della flagellazione romana e della flagellazione ebraica. Questa si limitava a 39 colpi, la flagellazione romana invece era senza esclusione di colpi, tant'è che molti morivano sotto la flagellazione prima dell'esecuzione. Ma Giovanni presenta la flagellazione non come pena accessoria. Nel suo Vangelo c'è l'applicazione di due pene, della flagellazione e della crocifissione. L'oggetto della mia risposta è la flagellazione. La sindone dimostra che tutto il corpo fu colpito dalla estremità del flagello. Non si sa se sia lo stesso flagellatore che prima agì da una parte e poi dall'altra. Non si sa se il soggetto era con le mani verso l'alto, come è probabile per il fatto che l'unica parte del corpo rispettata sono le avambracce e le mani, oppure era una bassa colonna. Ricordo che in Via della Conciliazione c'è una chiesa dove ci sono due basse colonne, una delle due sarebbe quella della flagellazione di Gesù. Meno Probabilmente quanti. però era peso in alto e il flagello, che era costituito da un manico di legno, da delle cordicelle o delle piccole striscioline di cuoio con dei piombi o delle estremità binate, fatte con un manubrio di ginnasta piccolo all'estremità. Però per stabilire i colpi di flagello si tratterebbe di sapere quanti di queste cordicelle con peso all'estremità erano appese al manico. Sì, è comunque d'accordo che siano i colpi una ottantina, da 60-80, e quindi una flagellazione di tipo romano, perché tutta l'esecuzione di cui è traccia sulla sindone in realtà è di tipo romano. Bene, ringraziamo il professor Maima Bollone che ci ha tenuto un discorso estremamente interessante, veramente una lezione su questi argomenti, detti poi da una persona della sua autorità, che ne sa più di tutti noi. Lo ringraziamo particolarmente, ringraziamo questa splendida Grazie a voi, è ragazza stato un onore che è assistere. bravissima, e ringraziamo il pubblico che ci ha seguito. Ci rivedremo. Posso farmi un po' di pubblicità? Procuratevi Certo, professore. il mio libro, che ha molte illustrazioni e che vi renderà sotto gli occhi ragione di tutto quello che vi ho detto. Edizioni Giapichelli 2022. Grazie.